Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light e in questo video vi mostro 7 siti utili che hanno un sacco di funzioni che ci possono aiutare ogni giorno, quotidianamente. Il primo in questione è chatpdf.com, che ci permette di riassumere qualunque tipo di file purché sia in PDF. Infatti ci basterà trascinarlo o caricarlo qui dentro e l'intelligenza artificiale farà tutto al posto nostro. Adesso, come esempio, prendo questo PDF di 89 pagine e lo andrò a trascinare qui dentro per vedere un po' di quanto riesca a riassumerlo. Quindi, come vi dicevo, lo trasciniamo qui dentro oppure ci facciamo un clic e poi lo carichiamo. Aspettiamo qualche secondo. A questo punto noi possiamo fare domande al sito stesso, domande che tra l'altro sono già state sviluppate in automatico, se notate sulla destra, e che ci permettono di riassumere quella determinata situazione. Ad esempio, clicchiamo sulla prima domanda, quindi qual è il motivo per cui Luis ha scritto questa storia per Lucy? E cliccandoci sopra, la nostra domanda andrà direttamente in chat e il sito stesso ci spiegherà per quale motivo, ma in maniera molto più riassunta, molto più breve e in sintesi. Poi possiamo fare lo stesso sulla seconda domanda, quindi clicco qui e in automatico mi apparirà il riassunto della domanda stessa come risposta. Possiamo farlo anche con la terza domanda. Inoltre, se abbiamo delle domande particolari, le possiamo scrivere qui dentro su Ask Any Question. Ad esempio, chi ha scritto questa storia? Ok, vediamo se riesce a risponderci. E infatti è talmente intelligente da aver capito la mia domanda. Quindi la storia Il leone, la strega e l'armadio è stata scritta da Lewis. Quindi ragazzi, veramente bello, affascinante, utile soprattutto per scaricare o comunque ottenere a mente le risposte dell'intelligenza artificiale. Possiamo fare due cose: la prima è copiare il testo, ok, cliccare quindi su possiamo anche ulteriormente riassumerlo, però in questo caso io vi consiglio anche di copiarlo, quindi tasto destro copia e inserirlo magari in un file di testo che vi potrebbe servire per ricordarvi di quello che abbiamo riassunto. Oppure c'è un altro modo: selezionando tutte le pagine del PDF, ok, quindi partiamo dall'inizio magari, poi tiriamo su fino a che arriviamo al punto d'inizio, ok. A questo punto c'è scritto spiega, riassumi e riscrivi. Io vi consiglio di cliccare su riassumi, che diciamo questa è la funzione più importante del sito, tra virgolette, e lui in questo caso ci riassumerà un intero libro praticamente. Quindi il racconto del leone, la strega e l'armadio è dedicato a Lucy, in cui l'autore spiega che ha scritto la storia per lei. Quindi c'è tutta una serie di spiegazioni in 89 pagine che viene riassunta davvero in modo impeccabile. Il secondo sito che vi consiglio è Photoroom, che ci permette di rimuovere lo sfondo dalle nostre immagini. Bisogna cliccare su Inizia a creare gratis e qui caricare la nostra foto. Io in questo caso cliccherò su Seleziona una foto. A questo punto ci chiede di fare l'accesso e una volta fatto impostiamo qualunque cosa. Qui ad esempio mi diverto, ok, chiudiamo. Su Classici possiamo impostare uno sfondo bianco, applica il nuovo modello, che sarebbe questo qui, ragazzi. Poi possiamo applicare uno sfondo di tipo nero. Clicchiamo su Non chiedere di nuovo, applica il nuovo modello. Ok, questo sarà il risultato. Oppure anche renderlo trasparente. E infine abbiamo immagine originale. Quindi molto molto utile se vogliamo rimuovere lo sfondo da un'immagine. Possiamo anche renderla tipo come un'immagine di profilo, esempio questa qui, che ha un effetto praticamente tutto suo, professionale e interessante. Possiamo decidere di dargli una sfocatura, ok, quindi la sfocatura intendiamo allo sfondo dietro, come sempre. Una desaturazione, abbiamo poi l'effetto del movimento, quindi lo sfondo di dietro sarà tipo in stile movimento, ecco. L'ok, quindi in bianco e nero. Con una luminosità più esaltata e tantissimi altri effetti. Una volta che l'avete modificata, in alto troveremo scritto scarica. Noi ci clicchiamo, scegliamo il formato e poi clicchiamo su gratis e scarica. Il prossimo sito che vi consiglio è Unsplash, che ci permette di trovare immagini per i nostri progetti, immagini che tra l'altro sono senza copyright, quindi che possono essere utilizzate per qualunque tipo di evenienza. Abbiamo gli
sfondi in alto, poi abbiamo varie categorie come natura, rendering 3D, viaggiare, architettura interni, eccetera eccetera. Io vado su sfondi e decido magari di scaricare questa immagine. La apro e poi clicco in alto su scarica gratuitamente. Il prossimo sito che vi consiglio è mixkit.co, che ci permette di trovare davvero tantissimi video senza copyright che possiamo utilizzare per i nostri progetti, anche brani, anche suoni e template video. Anche in questo caso ci cliccheremo sopra e andremo a cliccare su Download Love Resolution for Free. Prossimo sito, font Google, o comunque Google Font, è la stessa cosa, dove troveremo davvero tantissimi font bellissimi da poter inserire nelle nostre immagini e altro, soprattutto, quindi i nostri progetti. Se ce ne piace qualcuno possiamo cliccarci sopra e cliccare in alto su Get Font, dopodiché cliccare su Download All ed installare il font sul nostro PC. Oltre ai font abbiamo anche la sezione icone, infatti sarà possibile trovare tutto questo, che può essere utile comunque per dare un tocco estetico maggiore alle icone del nostro desktop e quant'altro. Il prossimo sito che vi consiglio è Signature Owned, che ci permette di creare la nostra firma personalizzata per le email. Quindi clicchiamo su Get Started per scegliere un piano che ci possa permettere di avere la nostra firma personalizzata. In questo caso il sito è a pagamento, ma io onestamente ve lo consiglio anche perché il costo è veramente basso, parliamo di $2 al mese, che corrispondono circa 1,84 euro tipo, ma vi permette di avere la vostra firma personalizzata per le vostre email. Il prossimo sito è Adobe Firefly, ci permette di creare immagini, loghi e effetti in un solo click. Clicchiamo su accedi gratuitamente a Firefly e qui ragazzi possiamo scrivere che immagine vogliamo generare attraverso l'intelligenza artificiale, ok? Ad esempio SpongeBob che balla con Patrick, se si scrive così, non lo so. Poi clicchiamo su genera, facciamo l'accesso con Google o con Facebook o con Apple e andiamo ad accettare i termini. Chiudiamo e andiamo a generare la nostra immagine. Aspettiamo qualche secondo, intanto qui sta generando dei modelli, quindi più esempi di quello che abbiamo richiesto all'intelligenza artificiale e questo sarà il risultato. Andiamo a descrivere qualcos'altro, tipo una casa nel bosco con tanti animali, generiamo, e questo ragazzi è il risultato del secondo esempio. Davvero molto bello, questo mi piace di più perché mi ispira. E poi possiamo decidere che tipo di modello, quindi Firefly Image 3, che è quello che stiamo utilizzando come predefinito, e abbiamo anche Firefly Image 2. Tipo di contenuto, artistico o foto, possiamo generare quindi anche il tipo di contenuto, la struttura, lo stile e gli effetti. Una volta che l'idea ci piace, possiamo scaricarla in alto su Scarica tutto. Clicchiamo su Continua e avremo scaricato la nostra immagine. Questi erano i siti che vi consiglio, ragazzi. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Se sì, lasciate un like. Ciao e alla prossima da Mary Light.